Contro i ragazzi del Chieti, il più vecchio ha 22 anni, Medri concede un turno di riposo e di riflessione a Buonoconte e Baldazzi, in campo il tridente Olcese, Gagliardi e Caprioni. Subito pericoloso il titano, Olcese nel corridoio per Inchisi, diagonale che sfiora il palo. Sono passati 90 secondi ma resterà a lungo l'unico sussulto. Il Chieti si vede con Trozzo che schiaccia di testa, fuori, sugli sviluppi di un corner. Olcese è sempre il pericolo numero uno, il centravanti chiede senza ottenere un calcio di rigore. Lo stesso argentino su punizione sfera sopra la traversa. All'ultima azione del primo tempo la sblocca il San Marino. Angolo preciso di Gagliardi, sale in cielo il solito impeccabile sotto rete Emiliano Olcese per il suo quarto sigillo in questo campionato. Gol che arriva nel momento migliore per i ragazzi del tecnico Alberto Mariani. Ripresa, Medri inserisce qualità con Buonoconte e Baldazzi, ma sono i neroverdi a rendersi pericolosi. Dini deve uscire su Alessandroni. Sotto al diluvio arriva il raddoppio. Lorenzo Caprioni su punizione, la sfera passa sotto la barriera e per Mecca. Non c'è nulla da fare, primo gol con la maglia del San Marino per Caprioni. A questo punto il match sembra in archivio per i titani, che a sorpresa dopo 120 secondi subiscono il ritorno del Chieti. Punizione Copponi, non scatta la trappola del fuorigioco. Zetti di testa appoggia in rete e riapre i giochi. Il San Marino non si disunisce e si rimette subito alla ricerca della distanza di sicurezza. Gagliardi per Caprioni, la spaccata esce di un nulla. Più o meno la stessa azione si ripete poco dopo con interpreti diversi, in questo caso suggerimento di Caprioni per Olcese. Mecca è bravo a restare in piedi e non farsi sorprendere. Il gol che mette in ghiaccio la partita arriva a 5 dal termine. Olcese vede il libero Pierluigi Baldazzi che di giustezza chiude il match. Al San Marino i 3 punti, ai ragazzi del Chieti i complimenti per aver tenuto a lungo aperta la contesa. Al San Marino Stadium, San Marino batte Chieti 3-1.